Alessandro se l'aspettava un avvio così difficile? Beh, assolutamente no. In effetti ci sta un po' penalizzando soprattutto psicologicamente, perché di certo non ci aspettavamo un avvio così. Sapevamo che non era facile e che comunque tutte ci avrebbero affrontato con il coltello fra i denti, però non così, ecco. Se dovesse mettere in ordine una serie di possibili problematiche, a suo avviso una questione tattica, fisica o mentale? Ma in questi momenti qua io penso che c'è un po' di tutto. Quando non vengono risultati c'è un mix di tutto. La cosa giusta sarebbe comunque mantenere sempre diciamo il piglio giusto per riprendersi e capire che in qualsiasi momento ci può essere la svolta. Non è arrivato il riscatto a Teramo, avete comunque voluto dimostrare alla piazza di essere partecipi a questo progetto, di tenere alle sorti del Campobasso autosospendendovi gli stipendi dopo la proposta di Cappellacci. Ma sì, ma penso che sia una cosa giusta, anche se non volevamo che si venisse a sapere, perché è una cosa che penso che prima che calciatori siamo uomini, capiamo il momento, la situazione, capiamo anche da parte di chi magari deve tirare fuori i soldi quando le cose non vanno bene, non è piacevole per nessuno, quindi era solamente un gesto da parte nostra nel dire che è vero che i risultati non ci stanno dando ragione, però non è che noi qua stiamo passando il tempo comunque sia solo per i soldi, anzi ci stiamo male, ecco, cerchiamo di andare incontro in quello che possiamo. Questo però non ci deve, nel senso non abbiamo fatto assolutamente niente, nel senso che poi noi quello che dobbiamo fare per riscattarci sta in campo, non fuori. Il tifo promette di sostenervi ancora, questo è uno ulteriore stimolo immagino per voi. Ma sì, veramente mai come questa volta, penso che la piazza così calorosa e così presente sia stato mai vicino a una squadra, nonostante comunque sia i risultati in questo momento non stanno arrivando. Quindi io tengo a ringraziarli e che comunque ancora ci sostengono e speriamo di poterli ripagare con delle prestazioni, con altro, non con dei gesti magari che non servono, penso che aspettano altro. Arriva la Fermana, che gara si aspetta? Ma è una gara difficile, loro hanno una buona squadra, verranno comunque a difendersi come tutte, se non ci mettiamo qualcosa in più facciamo fatica come ci è successo nelle ultime partite. Esiste un solo risultato però questo. Purtroppo sì, è brutto da dire, mette anche ancora più pressione psicologica, come magari siamo bloccati anche ultimamente, però è così. 9 punti dal Fano, un divario importante, adesso, anche se manca quasi un campionato intero. A parte manca un campionato intero, però adesso non possiamo pensare al Fano, sennò è ancora più difficile tutto. Affrontiamo un passo alla volta, cerchiamo innanzitutto di riprenderci, trovare degli equilibri e delle situazioni a nostro favore. Poi piano piano si può fare tutto, siamo in tempo appunto per fare tutto, però l'importante è fare il primo passo. Da qui e poi ai 9 punti ci sarà